Partita difficile per il Foiano dopo una settimana difficile. Allo stadio dei Pini arriva il Poggi Bonzi, considerata una delle grandi di questo campionato. I locali schierano Liberali, Fabianelli, Vichi, Zacchei, Mingiano, Undini, Bacciarini, Monaci, Borgogni, Mostacci e Vichi Lorenzo. Dall'altra parte, giallorossi che scendono in campo con Cipriani, Doda, Migliorini, Ceccuzzi, Bianchi, Mariotti, Meucci, Di Leo, Carnevale, Cihali, Di Mascio. Partono meglio gli ospiti nel primo tempo. Al decimo minuto Ceccuzzi recupera un buon pallone a centrocampo e serve Carnevale in verticale. Il pallone filtra per Di Leo. Il trequartista giallorosso riesce a sfondare, sferrando poi una conclusione debole che si spegne sul fondo. Ancora Poggi Bonzi al sedicesimo con Carnevale. L'attaccante si gira e libera la conclusione. Bolide che viene deviato e si alza di pochi centimetri sopra la traversa. Minuto 34, si fa vedere anche il Foiano. Bianchi libera di testa un cross di Fabianelli proveniente dal versante destro. Il disimpegno finisce sui piedi di Mostacci, che però spreca tutto calciando alto di controbalzo. Ultimo brivido del primo tempo al 45esimo, calcio di punizione dal limite dell'area per il Poggi Bonzi. In battuta va Cihali, che sprigiona un missile sul quale è portentoso il portiere Liberali nella deviazione in angolo. Inizio della ripresa, appena 7 minuti e Foiano in vantaggio da corner con Mingiano, che, ben appostato in aria, cerca prima il colpo di testa, poi, con il pallone rimasto nell'area piccola, riesce a spingere la sfera verso la porta con una zampata sporca che infila Cipriani. Poggi Bonzi che cerca subito il pareggio. Al 15esimo Carnevale, in area di rigore, trova l'angolino di tiro, ma sulla conclusione è abile Mingiano nell'immolarsi. Il pallone si impenna e viene raccolto da Liberali. Ancora Poggi Bonzi che ci prova due minuti più tardi. Cihali lascia partire il tiro, ma la conclusione viene deviata in corner. Minuto numero 21, arriva il primo pareggio del Poggi Bonzi. Cihali dalla sua mattonella sterza e libera la stoccata vincente che non lascia scampo al portiere Liberali. Minuto 26, ancora Foiano pericoloso. Migliorini si fa sfilare il pallone in area di rigore. Monaci prova ad approfittare calciando con il destro, ma la palla esce alla destra di Cipriani. Minuto 36, gol del Foiano. Torna in vantaggio la squadra locale, pennellata dalla sinistra di Francesco Vichi e stacco perentorio sotto misura dello squalo Amaranto. Cipriani viene trafitto da Monaci. Vantaggio che dura solamente 2 minuti quando, lanciato in profondità da Ceccuzzi, Perri addomestica il pallone, penetra in aria e fulmina Liberali con il destro. 2-2. Match che termina con il pareggio e un punto che riporta un po' di morale in casa Maranto.